abbiamo voluto fare un videomessaggio proprio per dare gli auguri a tutti voi, cari concittadini. Con l'arrivo del Santo Natale, uno dei periodi più suggestivi dell'anno, colgo l'occasione per rivolgere gli auguri personali a tutti voi. È da un anno e mezzo che ho l'onore di ricoprire la carica di sindaco di questo comune, un'esperienza totalizzante che ti cambia la vita. L'attività comunale che si è svolta in questo 2020, anno terribile, contraddistinto dal Covid-19, è stata fatta con un unico scopo, quello di fornire quanto più possibile risposte e servizi a tutti gli dissidenti. Un anno intensissimo, faticoso, che abbiamo svolto con estrema umiltà, dedizione assoluta per il bene di ciò che sento più caro, il mio paese e la mia comunità. Non spetta a me dare un giudizio sull'operato di questa amministrazione nell'affrontare le tante problematiche che si sono presentate in quest'anno, ma spetta a voi giudicare il merito. Tuttavia ritengo che lo sforzo fatto sia stato quello di far sentire al cittadino la vicinanza delle istituzioni. Credo, e crediamo tutti noi, di averlo dimostrato mettendo in campo tutti gli aiuti che il governo e la regione ci hanno messo a disposizione per affrontare questa emergenza. Non abbiamo lasciato e né lasceremo nessuno indietro. Il mio impegno sarà ancora una volta quello di ascoltare ed essere presente, ogni giorno, sul campo, facendo di tutto per un 2021 migliore, senza mai risparmiare. Un augurio particolare lo rivolgo a chi tra la nostra comunità ha vissuto settimane di isolamento, di malattia, di abbandono e chi per altri motivi ha subito un lutto in famiglia. Un augurio di speranza per una ripresa economica per tutte le attività commerciali colpite duramente da questa crisi. Buon Natale agli anziani del mio paese, custodi delle nostre radici. Buon Natale ai nostri ragazzi che hanno dimostrato di essere capaci di adattarsi con responsabilità a tutte le situazioni che questa pandemia gli ha imposto. Buon Natale alle associazioni, Proloco, Comitati Festa, ai ragazzi del Servizio Civile, del Progetto Civico, ai Falchi Antincendio e al COC per aver prestato assistenza alle nostre famiglie. Buon Natale agli assessori, a tutti i consiglieri, al segretario comunale, a tutti i dipendenti, agli operatori esterni, per aver svolto il proprio ruolo con dedizione, professionalità e senso di responsabilità. Buon Natale al nostro parroco Don Vittorio e alle sue, che con azioni quotidiane e parole elevano la nostra fede e speranza. Buon Natale a tutte le forze dell'ordine, a tutto il personale sanitario che in queste giornate sono impegnate a garantire la sicurezza e la salute di tutti voi. Buon Natale a tutta la mia comunità per il sostegno e per la collaborazione in questo tragico momento. Sono orgoglioso di voi. Sicuramente sarà un Natale diverso, che ci terrà lontano dalle persone che amiamo. Un periodo con dei giorni gialli, arancioni, rossi. Tuttavia dobbiamo ritornare all'essenzialità del messaggio natalizio. Non a caso il nostro vescovo ha detto che molte volte ammiriamo o ci soffermiamo ad ammirare la cornice del quadro, senza dare la giusta importanza al quadro stesso. In poche parole bisogna ritornare alla spiritualità del Natale per riflettere su quanto è accaduto, ripensando alle nostre azioni e a ciò che abbiamo vissuto, con l'augurio che tutto possa finire al più presto. E con queste parole vi voglio lasciare insieme ai consiglieri, dandovi davvero un augurio di buon Natale. Prego ragazzi. Ah,